Abbiamo parlato del contesto narrativo. Il contesto narrativo serve per introdurre il concetto di valori e far innamorare i bambini della lettura, perché sappiamo che il tema fantasy è uno degli elementi più amati dai bambini di questa età. Partiamo allora dal progetto didattico. Il progetto didattico è un saldo progetto didattico di Francesca Fortunato, quindi molto facile, riconoscibile, con una struttura evidente, molto rassicurante per gli insegnanti. Si apre sempre con un laboratorio di analisi, attraverso il quale i bambini cominciano a esplorare il genere che affrontano in quell'unità. Ricordiamo che ogni valore è associato a un tema ed è associato a un genere testuale. Quindi ecco che l'esplorazione della tipologia comincia sempre con un laboratorio di analisi. Poi abbiamo l'antologia che prosegue con dei disegni, come vedete, bellissimi, di grandissimo impatto. Ogni tanto compare il nostro amico Drago, che fa riflettere sul contenuto del brano, ma soprattutto troviamo tantissimi esercizi che fanno esercitare i bambini su tutte le competenze. Quando è necessario, abbiamo anche un box ulteriore di analisi, con una riflessione che non aveva trovato posto nel laboratorio di analisi iniziale, ma trova posto all'interno del volume quando l'argomento si fa più complesso. Sempre tantissimi esercizi. Pagine di grande impatto visivo, un percorso di arte collegato al tema, collegato al genere, collegato alle pagine che ci sono a fianco. Sempre abbiamo un Lego l'immagine, cioè imparare a leggere l'immagine, e una proposta di creativa, sempre per dare ai bambini la possibilità di esprimersi anche con questo aspetto. Al termine dell'unità abbiamo una mappa per scrivere. Le mappe concettuali sono una caratteristica di Francesca Fortunato, c'erano tutti i suoi libri precedenti. In questo caso facciamo un passo in più, perché queste mappe non sono solo riassuntive di tutto il percorso di analisi testuale, ma sono anche in funzione della scrittura. Sappiamo quanto la pagina bianca può spaventare i ragazzini e quindi diamo una traccia di scrittura con anche del lessico, in modo tale che i bambini possano avere un percorso già guidato su come impostare il brano di quel genere testuale, di quella tipologia testuale. Le pagine finali riguardano una verifica. Faccio il punto. A questo punto il ragazzino ha fatto il percorso intero, ha fatto tutti gli esercizi ed è pronto per mettersi alla prova. Come sono organizzate le prove? Con delle risposte multiple per farle esercitare su quelle che poi saranno anche le prove invalsi. Come vedete, l'impatto comunque di grandissimo coinvolgimento, sempre perché vogliamo che i bambini non solo apprendano l'educazione linguistica, ma anche si innamorino dei brani che leggano. Associato al libro di lettura vi è un altro libro, sono dei percorsi curriculari, è una grammatica di 144 pagine, che per la classe quarta e 144 per la classe quinta, quindi di grandissimo approfondimento. Ci sono tre percorsi in questa grammatica, una parte riguarda la grammatica vera e propria, una seconda parte riguarda parole per scrivere, cioè stimoli di scrittura e di lessico, e l'ultima parte sono parole per ricordare, che sono delle sintesi degli argomenti di grammatica. Vediamo come sono strutturate. La grammatica parte sempre dall'osservazione, osservo. Poi ha una parte di riflessione sull'argomento che stiamo analizzando, ma poi ci sono anche delle strategie, dei suggerimenti su come memorizzare o scrivere alcune cose. Draghi in grammatica. Ma la rubrica per i più curiosi aiuta i bambini, anche quelli un po' più avanti, un po' più interessati, a risolvere tutti i loro dubbi, a rispondere alle loro curiosità e alle loro domande. Tantissimi esercizi nella parte mi esercito che aiutano i bambini a mettere subito in pratica l'argomento trattato. La seconda parte si chiama proprio parole per scrivere. Sono delle esercitazioni dove associamo la capacità di scrittura al lessico in un modo estremamente guidato. I bambini dapprima sono invitati a fare degli esercizi in cui applicano il lessico che riguarda quell'argomento e poi solo alla fine hanno delle stimoli di scrittura più liberi. Questo sempre per aiutarli a non avere la paura della pagina bianca. La parte finale, parole per ricordare. Abbiamo degli schemi riassuntivi di tutti gli argomenti grammaticali. Queste pagine sono particolari, servono soprattutto ai bambini in difficoltà. Sappiamo
Sappiamo addirittura che il Ministero autorizza i bambini dislessici, i bambini in difficoltà, ad avere sempre a disposizione la grammatica per poter ripassare, per poter sempre sapere come scrivere le parole. Quindi questo strumento è uno strumento per tutti, ma con una piccola attenzione ai bambini in difficoltà. Abbiamo poi una guida con due CD. Un CD-ROM con il percorso musicale e Paroliamo, un lavoro di lessico interattivo. Poi abbiamo dei materiali per la lavagna interattiva multimediale e dei PDF di grammatica ulteriori. E poi abbiamo un secondo CD, un audiolibro con la storia dei draghi, quella della quarta e quella della quinta, per far proprio innamorare i bambini di questo racconto fantasy.